Ok, altre volte abbiamo visto un'introduzione generale al pendolo semplice. Oggi facciamo un'analisi un pochino più approfondita. Allora, qui ho inserito una foto del pendolo che ho usato in laboratorio e che useremo la prossima lezione. Lo possiamo schematizzare come un oggetto in teoria puntiforme di data massa, sospeso con una fune, una forbicella, qui la vedete in estensibile. E ha un punto fisso nel soffitto, o qui insomma sul supporto. Abbiamo già visto che il pendolo è in equilibrio solo sulla verticale, fatemela tracciare. Per esempio, lo possiamo fare in, che ne so, in rossa. Vediamo la verticale che passa sul punto di sospensione, questo è il punto O, e mentre ce lo spostiamo. Ecco qui in verde possiamo indicare la corda. Indichiamo con questo l'angolo alfa, che il pendolo forma quella verticale. Quando alfa non è 0, il pendolo non è in equilibrio. Per quale ragione? Beh, normalmente il pendolo è soggetto a due forze. La forza peso, che è sempre verticale, e la tensione del filo che la disegno in viola. Qui la chiamo R come reazione vincolare perché il filo punge da vincolo, perché non voglio che si confonda con T che è il periodo. Sarebbe più giusto chiamarla tensione, ma la chiamo R come reazione vincolare. Se il filo non è lungo la verticale, R e P non sono allineate. Qui R è disposta lungo il filo, quindi forma anche questa lo stesso angolo rispetto al peso. Fatemi disegnare qui a fianco che magari si vede un poco meglio. Se questo è il nostro corpo di massa M, qui ho il peso, che è comunque un vettore verticale. Qui abbiamo la retta su cui giace il filo, passa per il punto P, eccola. La reazione vincolare, che ho disegnato in viola, è disposta lungo questa retta e quindi non è allineata al peso. I due vettori formano un certo angolo, che non è nullo. Questo è l'angolo alfa, qui c'è la verticale e anche questo angolo è alfa. I due angoli hanno la stessa ampiezza perché sono angoli corrispondenti delle due rette parallele, quella che passa per il punto di sospensione O e quella che passa per M, con la trasversale che è OP, chiamiamo il punto sospeso. Okay? Quindi, applicando il secondo principio della dinamica, la forza risultante applicata al nostro pendolo è data dalla somma vettoriale del peso più la reazione vincolare. Okay? Qui conviene ragionare in termini di due direzioni, se volete due assi cartesiani, scelti opportunamente. Un asse lo possiamo prendere come questa direzione verde, che lo chiamiamo asse parallelo al filo. Poi ce ne sarà un altro perpendicolare al filo, che è questo. Okay. Che non l'asse perpendicolare, e conviene scomporre il peso in una parte, disegniamo anche questo in blu, perpendicolare al filo, che è questa, e una parallela al filo, che è questa. Ora, siccome lungo la direzione del filo, lungo OP se preferite, la distanza del pendolo dal punto di sospensione non cambia, dato che OP è costante, quindi non c'è moto parallelamente al filo, questo significa che la forza risultante parallelamente al filo deve avere componente nulla, altrimenti la distanza tra il peso e il punto di sospensione cambierebbe. Ok? Ma parallelamente al filo ci sono due forze. Prendiamo per esempio positivo la direzione che sia lontana da O. Quindi abbiamo il peso parallelo al filo e la reazione vincolare che devono bilanciarsi.
Ricordo che la parte del peso parallela al filo, se notate qui, ecco, questo è un triangolo rettangolo, questo è retto, pi parallelo non è altro che pi per il coseno dell'angolo alfa. Quindi, se scosto il pesetto dalla direzione verticale, la reazione, quindi la tensione del filo, bilancia la parte del peso parallela al filo, rimane non bilanciata, quindi la forza risultante complessivamente è data dalla parte del peso perpendicolare al filo. Ok, la cui intensità vale il peso per il seno di alfa, dove alfa in questo angolo è il pi perpendicolare, pi parallelo, scusate, questo vettore è pi perpendicolare, che è il cateto opposto ad alfa, e quindi lo ottengo moltiplicando l'ipotenusa, che è il valore del peso, per il seno dell'angolo opposto. Ok? Se tutto chiaro? Quindi questa è la forza che non viene bilanciata, e che è quella che contribuisce al moto del corpo, perché la relazione vincolare e la parte del peso parallela al filo si bilanciano tra di loro. Avevamo anche visto, fatemi rifare il disegno qua sotto, immaginate che questo sia il punto di sospensione, qui c'è la verticale, qui abbiamo il nostro filo, ok, qui sotto c'è il pesetto M. Allora, la posizione di x può essere individuata anche, per esempio, con la distanza rispetto alla verticale. Se questa la chiamiamo x e questo è alfa e questa è la lunghezza L del filo, allora la posizione del nostro pesetto, quando lo discostiamo di un angolo alfa, per esempio, verso destra, è tale che il rapporto tra x fratto L vale il seno di alfa. Triangolo e rettangolo, x cateto opposto ad alfa, quindi cateto diviso ipotenusa vale il seno dell'angolo, visto che x è l'angolo opposto. Quindi, di conseguenza, se riscriviamo il secondo principio della dinamica come forza risultante che vale massa per accelerazione, come la componente del peso perpendicolare al filo, cioè mg, che è il peso per il seno dell'angolo alfa, abbiamo l'equazione del moto. Attenzione, qui mettiamo un segno meno per quale ragione? Perché la direzione e il verso della forza P perpendicolare sono sempre diretti verso la posizione di equilibrio, che è quella sulla verticale. Quindi, se prendiamo la nostra x che cresce verso destra, la forza risultante è diretta verso sinistra. Non solo, e per cui motiviamo il segno meno. Viceversa dall'altra parte, se x è negativa, se fosse di qua, la forza sarebbe diretta verso destra, mentre la x è diretta verso sinistra. Quindi sono comunque opposti. Attenzione, come abbiamo discusso la volta scorsa, fatemi disegnare in rosso la forza risultante, che è questa qui. Questo è P perpendicolare, e come vedete, non è allineata alla nostra coordinata x, c'è un disallineamento. E quindi scrivere questa equazione in realtà è una sovrasemplificazione, perché il vettore forza risultante e il vettore P perpendicolare non sono vettori paralleli. Lo sono solo se, quindi possiamo dire che, questo lo scrivo in rosso perché è importante, la forza risultante, cioè P perpendicolare, è approssimativamente parallela a x. Nel limite in cui gli angoli alfa sono piccoli. Se non si discosta molto dalla verticale il mio pendolo, posso assumere come se P perpendicolare fosse una forza orizzontale. Piccoli quanto? Diciamo entro una decina di gradi, forse anche meno. Perché? Perché se non mi dico, io ho esagerato, qui saranno almeno 20-30 gradi.
Nel limite in cui questo angolo è piccolo, questo vettore posso immaginarlo come orizzontale. Se posso fare questo, allora posso proiettare tutto sull'asse orizzontale e allora ho che l'accelerazione, cioè l'accelerazione angolare delle x, posso ricavarla dalla seconda legge della dinamica, cioè massa per accelerazione vale meno g per il seno di alfa per m. Le due n posso semplificarle. E abbiamo che l'accelerazione del pendolo A, posso scriverla come meno g per il seno di alfa. Ora, al posto di seno alfa posso scrivere, come abbiamo visto 2 minuti fa, x fratto L. X, cioè distanza dalla verticale, diviso L, lunghezza del pendolo. Quindi il nostro pendolo si muove rispettando questa legge, meno g fratto L x. Come vedete, una prima proprietà fondamentale è che non c'è la massa. Qui questa vale qualunque sia la massa del pendolo. Quindi il moto del pendolo non è influenzato dalla sua massa. Ok? Quindi in qualunque modo si muova, ok, pendoli molto pesanti e molto leggeri si muovono allo stesso modo, nel limite in cui è trascurabile l'attrito. Attenzione, che abbiamo fatto l'ipotesi che l'attrito non sia importante. Dopo vediamo cosa cambia se tengo conto dell'attrito. Confrontiamo questa equazione. Qual è la proprietà fondamentale di questa equazione? Ho l'accelerazione proporzionale alla posizione con una costante negativa. Ma questa è esattamente la caratteristica che ha un moto armonico, dove ho una costante negativa che è meno omega quadro volte x. Questa è la caratteristica principale del moto armonico. Quindi il moto del pendolo, se le oscillazioni sono piccole, quindi per piccole oscillazioni, il moto è armonico, il moto del pendolo è armonico. E la pulsazione del moto, quindi il nostro omega alla seconda, vale g fratto L, ovvero sia omega è la radice quadrata di g fratto L. Ma omega, pulsazione, vale 2 pi greco diviso il periodo t. Ricordo che t è il periodo. E quindi il periodo di converso, il periodo di oscillazione del nostro pendolo, possiamo calcolare come 2 pi greco per l'inverso di omega, cioè radice di L fratto g. E qui vediamo che ritroviamo, possiamo reinterpretare in termini dinamici le proprietà che abbiamo visto la volta scorsa, che abbiamo misurato del pendolo e che misureremo. Le oscillazioni hanno una durata indipendente dalla massa, indipendente dalla massa del pendolo, e che cresce con la lunghezza del pendolo. Pendoli più lunghi sono più lenti, hanno un periodo più lungo, e dipende anche da G, dall'accelerazione di gravità. Ecco perché il pendolo fu usato per mettere in luce che posti diversi sulla superficie della Terra hanno gravitazioni diverse. Perché? Perché avevano pendoli con oscillazioni diverse, a parità di L. Okay? L'unico motivo per cambiare T nel pendolo, se L è la stessa, è che cambi G. C'è una domanda? Sì, pendoli più lunghi, quindi Pendoli più lunghi hanno durate più lunghe, perché T cresce con L. Non è proporzionale, attenzione, perché L è sotto radice. Se voglio raddoppiare il periodo, devo quadruplicare la lunghezza del pendolo. E così via. Ok? Prego? Certo. Confrontando le due equazioni, ho che il moto è armonico con un omega quadro che vale g fratto L. Ok?
Se le oscillazioni non sono piccole, che cosa succede? Allora ripeto, vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, abbiamo fissato la proprietà delle oscillazioni piccole, quindi se il pendolo si discosta dalla verticale per un angolo piccolo, meno di 10 gradi, le oscillazioni che ottengo sono armoniche, isocrone, perché la durata delle oscillazioni è sempre la stessa, non dipende da nient'altro che la lunghezza del filo è G, non dipende dall'ampiezza delle oscillazioni, ok? E né dalla massa, ok? Quindi possiamo riassumere quanto segue in questo modo. Piccole oscillazioni, quantitativamente alfa deve essere al massimo di una decina di gradi, abbiamo queste conseguenze, le oscillazioni sono armoniche. Che significa sono armoniche? Rispettano questa equazione, l'accelerazione è meno g su l x. Il periodo delle oscillazioni sono isocrone, cioè tutte hanno la stessa durata, con periodo t che vale 2 pi greco radice di l fratto g, sono indipendenti dalla massa e sono indipendenti dall'ampiezza. Cioè il periodo t, scusate, è indipendente dall'ampiezza. Fatemelo scrivere meglio. Tutte hanno la stessa durata indipendentemente da quanto sono grandi, a patto che siano piccole. Sembra un po' un'autocontraddizione. Quindi il periodo t indipendente dall'ampiezza. Un'altra condizione che c'è a monte su questo è attrito trascurabile, attenzione. Scusi, tempo indipendente da? Il periodo indipendente dall'ampiezza delle oscillazioni. Adesso lo scrivo, cerco di scrivere un poco meglio. Vediamo se riesco a cancellare. Delle oscillazioni, ok? Se le oscillazioni sono grandi, invece, che succede? Se per esempio avessimo un'oscillazione che so di 40 gradi, 90 gradi da un angolo retto da una parte o dall'altra, le oscillazioni sono comunque indipendenti dalla massa. Sono comunque isocrone, ma il periodo T dipende dall'ampiezza. Non è più vero che le oscillazioni sono tutte della stessa durata. Più sono ampie, più sono lente. Ok? E non sono armoniche. Non armoniche. Cioè non posso più dire che l'accelerazione è proporzionale alla posizione con una costante negativa. Se tengo conto anche dell'attrito, l'attrito normalmente è una forza F, siccome il pendolo si muove nell'aria, è una forza proporzionale all'opposto della velocità. Una forza che tende a frenare il pendolo proporzionalmente a quanto è veloce. In questo caso le oscillazioni non sono più isocrone. Ok? L'attrito le smorza e riducendo l'ampiezza introduce una dipendenza del tempo dall'ampiezza, cioè introduce una variazione del periodo, perché se sono grandi sono più lunghe, se sono più piccole sono più lente, siccome più brevi, e quindi frenando il pendolo introducono una dipendenza dall'ampiezza delle oscillazioni stesse. D'accordo? E possiamo vedere questo
utilizzando, non so se riuscite a vederlo, per esempio, ecco, le simulazioni del FET. Andiamo a prendere il pendolo, questi sono anche in italiano. Qui ho l'app che però costa 1 euro, se non sbaglio, per il mobile, ma c'è su internet, se andate sul browser sono gratuite. Ecco, qui prendiamo per esempio una oscillazione piccola di 8 gradi, lascio andare il pendolo, misuro il periodo, andate un ritorno, dice 1,68 secondi più o meno. Ok? Se prendo un'oscillazione grande, quindi prendo 90 gradi e rimisuro il periodo, ottengo un valore molto più grande, 1,98. Quindi se le oscillazioni sono ampie, okay, il periodo cambia. Cambia di poco, ma cambia. D'accordo? Perché l'attrito, però sono isocrone, cioè, il periodo è più lungo, ma tutte le oscillazioni hanno tutte la stessa ampiezza. Se introduco l'attrito, il pendolo rallenta e quindi riducendo l'ampiezza cambia il periodo delle oscillazioni. Qui la dipendenza è debole, ma c'è. Le oscillazioni non sono più isocrone. D'accordo? È tutto chiaro? Perfetto. Quindi riassumiamo. Se le oscillazioni sono piccole e non c'è attrito, il moto è formato da oscillazioni armoniche, isocrone, da cui il periodo è indipendente dall'ampiezza, okay, e non dipende dalla massa. Se le oscillazioni sono grandi ma senza attrito, il periodo dipende dall'ampiezza, non dipende dalla massa, le oscillazioni sono periodiche ma non armoniche. Se invece devo tener conto anche della presenza dell'attrito, questo introduce una dipendenza nel tempo del periodo delle oscillazioni, cioè le oscillazioni non sono più isocrone, tantomeno armoniche. D'accordo? Proviamo a tutto questo. In realtà c'è anche un altro modo di vedere la stessa cosa. Io potrei prendere, anziché la coordinata x, cioè questo è il nostro punto O di sospensione, questa è la verticale. Questo è il nostro filo appeso, qui c'è il corpo M, questa è la lunghezza L del filo, qui c'è l'angolo alfa. Anziché prendere, ripeto, la coordinata X orizzontale, posso prendere come posizione proprio l'angolo alfa. Il corpo M, dato che la sua distanza da O non cambia, ha una posizione che può essere individuata sia da X, coordinata orizzontale, ma anche da alfa. E in questo caso, se omega è la velocità angolare, cioè lo intendo come quanto cambia alfa nel tempo, questo ovviamente non è costante, perché in un'oscillazione la velocità angolare varia, perché nell'estremo, per esempio, a destra è fermo, in quello a sinistra è fermo e nel frattempo accelera, aumenta e riduce la velocità. Quindi qui ho un moto con velocità angolare variabile. Questo mi permette di dire che ho un'accelerazione angolare. Chiamiamola boh, zeta. Quindi è un delta omega su delta t. Anche se il moto non è uniforme, le relazioni tra posizione cioè tra grandezze lineari e grandezze angolari si mantiene. Quindi l'accelerazione A proiettata lungo la circonferenza che caratterizza il moto, possiamo indicarla con il blu, per esempio. Quindi questa è la traiettoria, che è un arco di circonferenza.
Se immaginate di misurare la posizione lungo quest'arco di circonferenza, allora l'accelerazione lineare o tangenziale, se preferite, sarà quella angolare diviso moltiplicata per r. Teta volte r, o se preferite l'accelerazione angolare è quella lineare diviso r, così come la velocità angolare è quella lineare diviso r, come abbiamo visto a suo tempo nel moto uniforme. In questo caso quindi l'accelerazione angolare teta, recuperando l'equazione di prima, diventa meno g fratto l per il seno dell'angolo alfa. In questo caso questa equazione diventa esatta, però la nostra accelerazione stavolta è proporzionale non alla posizione, ma al seno della posizione angolare. E questo fa sì che l'oscillazione, pur essendo ovviamente periodica, non sia armonica. Okay? Ho un'accelerazione che è proporzionale non alla posizione, ma al seno della posizione. Ricordo che questa è la rapidità con cui cambia la velocità angolare. Questo conduce a un moto molto periodico, ma non, sottolineo, non armonico. Ok? Detto questo, se volete un approfondimento che va un po' oltre i limiti del corso, ma giusto per far vedere la stessa cosa da un punto di vista diverso, proviamo a affrontare qualche esercizio. Per esempio, immaginate di dover costruire un pendolo che abbia un periodo t di un secondo. Quanto deve essere la lunghezza del pendolo? Non possiamo intervenire su g, perché g è dato dall'accelerazione di gravità, ma possiamo cambiare la lunghezza del pendolo. Dato che t, abbiamo visto prima, vale 2 pi greco per la radice quadrata di L fratto g, conosciamo g, g è 9,81 metri al secondo quadrato, conosciamo t, dobbiamo invertire questa relazione per trovare L. Quindi divido per 2 pi greco, a destra e a sinistra, elevo al quadrato, e moltiplico per g. Quindi la lunghezza del pendolo che abbia periodo t vale g moltiplicato per il periodo diviso 2 pi greco tutto alla seconda. Quindi nel nostro caso il pendolo che ci serve ha una lunghezza che è 9,81 metri al secondo quadrato per un secondo fratto 2 pi greco alla seconda. E otteniamo, vediamo se riesco a trovare, se l'ho portata. Sì, bene, quindi abbiamo 9,81 diviso 4 diviso pi greco al quadrato, che fa 0,25 centimetri circa. Quindi fai il calcolo. Ok, se invece volessimo costruire un pendolo, altro esercizio, con una lunghezza di un metro, quale periodo avrebbe quel pendolo? Beh, qui applichiamo direttamente alla relazione vista prima, questo è 2 pi greco per la radice quadrata di un metro diviso 9,81 metri al secondo quadrato, e quindi otteniamo circa radice di 1 diviso 9,81 per 2 pi greco, quindi circa 2,00 secondi. Vedete che è coerente con quanto visto prima. Se voglio un pendolo che abbia periodo metà di quello che ho a disposizione, devo ridurre di un quarto la lunghezza.
Perché? Perché il periodo è proporzionale non alla lunghezza, ma alla radice quadrata della lunghezza. Se invece volessi un periodo di, che ne so, di 4 secondi, quindi raddoppiando t, dovrei quadruplicare l. Ok? Ci sono domande? Allora, vorrei inoltre che facessimo a questo punto, concludo con un ultimo esercizio, vediamo se riesco. Allora, ce l'avevo segnato qua, ci facciamo prima. Facciamo insieme l'esercizio che secondo me è quello un pochino più difficile del testo, gli altri sono tutti più semplici, che è l'esercizio 8, a pagina 308, il quale combina i due modi del pendolo e della molla. Dice, immaginate di avere appeso al soffitto un pendolo, cioè un corpo appeso con una cordicella di lunghezza L, verticalmente, e questo pendolo è vicino al muro, questo è il muro, questo è il soffitto. Tra il corpo M e il muro c'è una molla di costante elastica K, M è la massa del corpo sospeso. Se spostiamo leggermente M rispetto alla posizione di equilibrio, dimostriamo che le oscillazioni che ne conseguono sono armoniche e calcoliamo la pulsazione delle oscillazioni e il loro periodo usando questi dati. La massa del corpo appeso è 1,6 kg, la lunghezza del filo è 92 cm e la costante elastica della molla è di 140 newton su metro. Allora, fatemi rifare il disegno qua sotto, anzi lo copio. Qui il nostro corpo sospeso è soggetto all'azione di, questa volta, tre forze. C'è il, adesso lo disegno un pochettino spostato rispetto alla verticale, se questa è la verticale, qui c'è l'azione del peso, qui, la reazione vincolare della fune, R, e la forza elastica, Fe. Ok? Se immaginiamo che il nostro peso M è scostato rispetto all'equilibrio di una grandezza x, cioè x quindi la distanza rispetto all'equilibrio, allora la forza elastica darà un contributo meno k volte x, se x è la posizione di equilibrio, immaginando che la posizione di equilibrio sulla verticale sia anche la stessa posizione di equilibrio per la molla. E il peso contribuirà con una componente perpendicolare al filo, quindi una componente orizzontale, anche quella che vale meno mg seno di alfa, quindi x fratto L. Per cui la forza risultante, cioè massa per accelerazione, sarà meno k volte x meno mg x fratto L. Dividiamo per la massa e otteniamo che l'accelerazione A vale meno K fratto MX meno G fratto LX. Qui raccogliamo la X e ho meno K su M più G fratto L, questa è una G, X. E questo vediamo bene che è un moto armonico perché è del tipo A uguale a meno omega alla seconda X, dove il nostro omega stavolta, omega quadro per essere più corretti, è k fratto m più g fratto l. Quindi combino le due azioni del pendolo, forza peso, e della molla, forza elastica. Ok? Quindi omega vale la radice quadrata di k fratto m più g fratto l,
E questo vale 2 pi greco diviso t. Quindi il nostro oggetto, il nostro pendolo strano, oscilla con un periodo che sarà 2 pi greco diviso la radice quadrata di k su m più g fratto l. Okay, andiamo a calcolare. Il valore di omega sarà la radice di la k, che era 140 newton su metro, fratto la massa, che era 1,6 kg, più g 9,81 metri al secondo quadrato diviso l 0,92 metri. Il tutto ci dà circa, approssimando, 9,86 radianti al secondo per un periodo t che vale il 2 pi greco fratto omega, 2 pi greco diviso 9,86 radianti al secondo vale circa 0,637 secondi, e quindi una frequenza f che è l'inverso del periodo di circa 1,57 Hz. Okay. Aggiungiamo anche il fatto che è molto armonico. Ok? Questo ovviamente vale nell'approssimazione delle piccole oscillazioni, un discosto molto periodo, in modo tale che P perpendicolare posso prenderlo come orizzontale. Certo. Attenzione all'algebra, eh? Quando calcolo il periodo devo rispettare questa legge, quindi non posso fare l'inverso di K su M e G su L, perché sono sommate, prima si sommano, dopo si fa la radice. Ok? Attenzione a questo possibile inghippo. D'accordo? Ancora un po' più su. Se non ci sono domande, mi fermo qui.